Apre l'asilo di notte, accoglie i figli dei braccianti, in aiuto alle donne braccianti agricole e ai genitori pendolari che, per lavoro, ogni mattina, sono costretti ad uscire ancor prima dell'alba a Villa Castelli. È stato attivato un nuovo servizio nell'asilo di Via Montessori. La struttura scolastica sarà aperta dalle 3 del mattino fino alle 20 della sera e prevede percentuali di sconto che vanno dal 20 al 90% della tariffa applicata per le famiglie meno abbienti, oltre al servizio di trasporto. I bambini infatti vengono accompagnati a scuola e riportati a casa da un pullman gratuito. Il progetto è stato realizzato dall'amministrazione comunale grazie ai buoni del servizio di conciliazione vita-lavoro previsti per le famiglie. Il servizio è stato affidato con una gara d'appalto alla cooperativa Giocattacli e coinvolge circa 75 bimbi divisi in 3 classi da 25. Ad ogni classe è affidata una fascia oraria a seconda delle esigenze richieste dalle famiglie. La prima va dalle 3 alle 9 del mattino come centro diurno socioeducativo prima infanzia, con servizio navetta e accompagnamento. La seconda dalle 9 alle 15 per bambini da 3 a 36 mesi, in cui è compreso il servizio mensa. L'ultima fascia è prevista dalle 15 alle 20 con il centro ludico di prima infanzia. L'orario straordinario con apertura dalle 3 è previsto nei mesi da maggio a settembre, cioè quelli in cui è maggiormente sentito il problema dalle donne del paese che devono raggiungere le campagne per lavorare nei campi. Abbiamo deciso di rispondere ad un'esigenza concreta dei nostri cittadini, spiega il sindaco di Villa Castelli, Vito Antonio Caliandro. È un bisogno della nostra comunità. In paese vivono tante famiglie che lavorano anche in città lontane o che tutti i giorni raggiungono le campagne della Basilicata. Dunque ci è sembrato doveroso fare questo sforzo per offrire un servizio davvero utile e che serve a migliorare la qualità della vita dei miei concittadini.